Buon pomeriggio dalla redazione di Teletruria. Iniziamo oggi il nostro notiziario parlando di contrasto alla devianza minorile. Se ne è parlato in un convegno che si è tenuto oggi in prefettura. Esperti e giovani sono stati a confronto su tematiche spinose e spesso lesive per la crescita e la sicurezza dei giovani. Vediamo in servizio. Un convegno per parlare di un fenomeno molto negativo, il bullismo, ma anche di insidie di rete, insomma di un panorama che mette davvero a repentaglio la sicurezza dei minori. Credo che il fenomeno del bullismo, in genere della devianza minorile, sia una di quelle classiche materie interdisciplinari che richiedono più competenze. Ecco perché abbiamo cercato oggi di mettere insieme degli esperti delle varie discipline che operano sul campo, quindi che possono dare sicuramente un taglio molto, molto pratico ad affrontare la questione. Insieme a loro abbiamo veduto però i ragazzi che sono i veri protagonisti di questo fenomeno, che non è solo aretino, ma è un fenomeno nazionale che, pur non considerando un'emergenza, va osservato con grande attenzione. Ci sono tante storie che anche alla procura minorile arrivano, tante difficoltà. Ecco, che cosa si può fare in realtà per proteggere un po' di più i ragazzi, non solo minori, ma anche giovanissimi? Sicuramente è prevenzione nelle scuole, nei centri di aggregazione sociale, quella che io chiamo la formazione civica. Aiutare i giovani a diventare cittadini attivi vuol dire che non esistono solo diritti, ma anche doveri, mettere un po' l'accento sui doveri, non solo sui diritti. E poi, naturalmente, a fronte di devianze penalmente rilevanti, il processo penale minorile è uno strumento di maieutica esistenziale molto importante, di ortopedia giurisdizionale. Il ragazzo deve comprendere il disvalore della propria condotta. A noi non interessa tanto punire, sebbene dal diritto penale non può essere totalmente espunta la punizione, quanto introiettare nel giovane un coefficiente di mentalizzazione che comprenda il male che ha fatto. E a proposito di devianza minorile, con il procuratore San Germano ci siamo anche soffermati sul problema dell'abuso di alcol e di conseguenza della movida violenta. I dati sull'abuso di alcol sono sconfortanti. Durante ogni fine settimana episodi di violenza legati proprio a questo fenomeno sono in aumento. Ne abbiamo parlato con il procuratore minorile San Germano, al quale abbiamo chiesto anche come affrontarlo. Sotto questo profilo, ancora una volta, è emersa la necessità del controllo da parte delle famiglie. È preoccupante il fenomeno perché l'assunzione di alcol molto spesso diventa anche la premessa per le violenze sessuali, che sono sempre più frequenti e che trovano radice in un malinteso senso del consenso. Cioè la ragazza ubriaca non esprime un consenso, anche se il maschio, io lo chiamo così in questo caso, tende a valorizzare quel falso consenso come alibi per poi poter fare quello che desidera. E quindi il problema dell'alcol, dell'abuso di alcol e delle droghe è un problema veramente molto grave che richiede innanzitutto una maggiore presenza delle famiglie, perché è evidente che se un ragazzo va in, una ragazza o un ragazzo vanno in coma etilico, prima hanno iniziato a bere, è possibile che i genitori non se ne siano mai accorti. C'è qualcosa di più evidente che emerge, per esempio, nel vostro lavoro sotto questo profilo? Ma di evidente risalta il disagio di una certa generazione, indubbiamente. E forse il nostro compito, il compito non soltanto di chi svolge un lavoro, diciamo, di repressione o comunque di prevenzione, ma il nostro compito di adulti è cercare di intercettarlo. Ecco perché abbiamo bisogno di più competenze, abbiamo bisogno di delle varie discipline che la scienza e il diritto ci mettono a disposizione per affrontare al meglio il tema. La sanità parte dal basso e si rinnova. Questo è il tema centrale del Forum Rischi, che è in programma da domani fino a venerdì al Centro Affari di Arezzo. Il big del mondo sanitario arrivano quindi nella nostra città. Ci siamo, il forum sta per iniziare da domani, martedì 30 novembre, fino al 3 dicembre, qui ad Arezzo Fiere Congressi, sarà il centro nazionale della sanità. Sarà un grande appuntamento che vedrà da domani riuniti i maggiori esperti, i rappresentanti istituzionali, soprattutto gli operatori sanitari, le regioni, le aziende sanitarie. In questo obiettivo che abbiamo tutti davanti, quello di continuare a contenere il Covid, perché ancora non siamo fuori dall'emergenza, e al tempo stesso
ragione di più per pensare al domani, come riorganizzare, come rilanciare, come riformare il sistema sanitario, puntando soprattutto a rendere più vicino al cittadino i servizi sanitari e sociali. La grande rivoluzione è questo. Una volta che l'Europa ha finanziato con 20 miliardi questa innovazione del sistema sanitario, c'è bisogno concretamente di, uno, spendere bene questi soldi, e secondo, far sì che spendere bene significhi riformare, cambiare. E quindi qui ci saranno ogni giorno 5 tavoli di lavoro sui vari argomenti, dai quali dovranno uscire delle proposte, delle idee concrete, cosa fare e in quali tempi farli, per portare poi queste idee e queste proposte ai tavoli che contano, alle regioni, al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità. Dopo la chiusura dell'hub di Bibbiena Stazione, mercoledì al Corsalone apre il nuovo centro vaccinale del Casentino. Da mercoledì 1 dicembre al Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna, aprirà il nuovo centro vaccinale del Casentino, dopo la chiusura di quello di Bibbiena Stazione. In via L'Europa, accanto alla sede comunale, sarà quindi possibile vaccinarsi prenotando direttamente nel sito della Regione Toscana. Il Corsalone inoltre è il nuovo punto di tamponi drive-thru, ovvero è possibile recarsi in macchina per effettuare i test in tutta sicurezza, con prenotazione della ASL. Grazie all'apertura del nuovo punto vaccinale sarà così ripristinata la vicinanza verso la comunità ed i territori per facilitare al massimo la somministrazione della terza dose, ma anche per chi vuole aderire per la prima volta. Il comune di Chiusi della Verna è a servizio di tutto il Casentino e si schiera in prima linea nella lotta a questa quarta ondata di Covid, dice il sindaco Giampaolo Tellini. In collaborazione con l'ASL Sud-Est, il direttore generale D'Urso e il direttore del distretto Giglio, abbiamo individuato due punti strategici per portare avanti la campagna vaccinale con la somministrazione delle terze dosi, ma anche delle prime e delle seconde per chi ancora non si è vaccinato e allo stesso tempo siamo in grado di fare tamponi in tutta sicurezza, direttamente dall'auto. Ringrazio i tanti volontari, conclude Tellini, che si sono resi disponibili e che insieme alla ASL stanno mettendo in moto questa macchina organizzativa a servizio di tutti. Continua il percorso di sensibilizzazione sul tema della tutela della donna, portato avanti dal Comune di Arezzo. Questa mattina iniziativa al Parco Arno. Una pianta di mirto e una panchina rossa, simbolo del rifiuto della violenza nei confronti delle donne. La zona è quella del Parco Arno ad Arezzo. Una cerimonia semplice ha fatto da sfondo alla nuova iniziativa del Comune come segno permanente di memoria e di speranza. Cerchiamo di mettere quanto più possibile in campo iniziative, eventi per appunto contrastare questa violenza di genere. Oggi siamo qui al Parco Arno con l'associazione che ci ha donato questa pianta meravigliosa che speriamo appunto produca anche dei fiori belli, almeno a quello che so dovrebbero essere rosa. È nata quindi questa collaborazione con il Comune di Arezzo e fino a che punto siete stati coinvolti come associazione? ACB Social Inclusion è da sempre impegnata per contrastare il problema della discriminazione e della violenza delle donne. Quindi abbiamo voluto donare alla città questa pianta che possa simboleggiare le virtù della donna, la sua resistenza, la sua flessibilità, le difficoltà, ma anche alla vita in generale. E quindi ecco, sappiamo benissimo che è un gesto, però vogliamo fare cultura. È importante fare cultura soprattutto per anche le nuove generazioni. Questa è la nostra speranza. In un contesto come questo, che è un parco dove tanti giovani, tante famiglie vengono a passare ore di spensieratezza, secondo noi era veramente importante. Oggi è stato presentato il progetto di sensibilizzazione nelle scuole sulla donazione degli organi a cura della ASL e della ITIS Galilei. L'ASL insieme all'ITIS Galilei hanno deciso di incentivare la cultura della donazione degli organi. Dottoressa, lei sta facendo un lavoro importante con i ragazzi che hanno prodotto anche un video e in realtà questa è la presentazione del progetto per il prossimo elaborato. Sì, appunto era già stato fatto un progetto nel 2018-2019, questo è appunto che verrà presentato qui questa mattina e poi siamo qui per presentare il nuovo progetto che è in corso per l'anno scolastico 2021-2022 sulla cultura del dono. Come hanno reagito i ragazzi?
Ma è stata un'ottima risposta, sia appunto nel vecchio progetto, diciamo, quindi su Arezzo, Grosseto e la zona del Senese, hanno fatto dei video molto belli, quindi dimostrando una sensibilità su queste tematiche che magari non ci aspettiamo in realtà a volte da ragazzi così giovani, e invece sono stati un'ottima sorpresa. È difficile avvicinare una famiglia e chiedergli se possono donare gli organi in un momento delicatissimo per la vita. Ci avviciniamo, come si dice noi, in punta di piedi in quel momento, e proprio per questo però iniziative di questo tipo sono tenute proprio a voler diffondere la consapevolezza nelle persone della possibilità di scegliere in vita sul destino appunto dei propri organi dopo la morte, proprio per non gravare in quel momento così di sofferenza appunto sulla famiglia. Ci sono varie modalità, quindi appunto tra cui quella durante il rinnovo della carta di identità, gli uffici anagrafe, viene sempre chiesto appunto se uno vuole essere donatore di organi. Poi ci sono le possibilità di fare delle dichiarazioni direttamente agli uffici di coordinamento donazione delle ASL, e anche appunto atti olografi che uno però in quel caso deve portarsi dietro, diciamo, personalmente. L'ex parlamentare Marco Donati ha presentato una terza lista per le elezioni del rinnovo del Consiglio provinciale che si svolgeranno a dicembre. È la prima volta di una terza lista in provincia. Elezioni in vista, ma potranno partecipare solo gli eletti. Sembra un controsenso, ma è così che funzionano le elezioni per la provincia da quando la riforma del Rio ne ha cambiato e ridotto le competenze. Ogni 2 anni si rinnova il Consiglio, ogni 4 la Presidenza. Di solito il rinnovo del Consiglio e Presidenza coincidono, ma visto che lo scorso anno il Covid ha fatto saltare un turno, a dicembre si voteranno i consiglieri ed il prossimo anno la Presidenza. Attualmente a guidare l'ente c'è Silvia Chiassai, da poco riconfermata sindaca Montevarchi. Venne eletta nel 2018 un po' a sorpresa, all'ultimo tuffo i voti che il centro-sinistra credeva di avere non c'erano e il centro-destra per la prima volta salì le scale del palazzo in Piazza della Libertà. Il prossimo anno sulla carta i voti pendono, e non di poco, dalla parte del centro-destra. Ci sono però delle novità che potrebbero rendere la battaglia elettorale del prossimo anno più avvincente. Differentemente dal solito, alle elezioni per i consiglieri a dicembre ci sarà un terzo polo, una terza lista messa in piedi da Marco Donati, già parlamentare e terzo incomodo alle amministrative dello scorso anno di Arezzo, quando ottenne circa il 10% con la sua lista civica. Ora ci riprova con una lista che pesca consiglieri un po' da tutte le aree politiche e che confluiranno in una lista che si chiama Patto Civico Intratevere-Tarno. La lista sarà guidata da Stella Scarnicci, consigliera San Giovanni Valdarno, e poi ci sarà Luca Casagni, consigliere Castiglion Fiorentino, Monica Tocchi, consigliera Castiglion Fibocchi, Alberto Ciampelli a Poppi, Giulia Coppi, consigliera a Bucine, e Daniele Marzi a San Giovanni Valdarno. L'obiettivo della lista è quello di esprimere un consigliere provinciale e di scombinare gli equilibri anche per le elezioni alla presidenza che si svolgeranno il prossimo anno. Oltre a questa lista sono ovviamente state presentate quella di area di centrosinistra e quella di centrodestra. Bene, ci fermiamo qui per il momento. Voglio ricordarvi che stasera, dopo il nostro telegiornale, va in onda il Club del Lunedì, settimanale di sport a 360 gradi, condotto da Luca Caneschi e Lucia Petraroli. E poi ci sarà Alessio con il suo oroscopo. Per il momento è tutto. Grazie della vostra attenzione. A più tardi con altri aggiornamenti.